La 49esima settimana sociale dei cattolici italiani, tenutasi a Taranto, è stata l'occasione per il mondo cattolico, associazioni, parrocchie, diocesi, giovani, esperti, uomini politici, di riunirsi per ragionare su come vivere concretamente la conversione ecologica invocata da Papa Francesco. Il risultato è un documento finale che è stato presentato al termine di questo incontro, che ci presenta quattro piste molto concrete di realizzazione, ecco, di questa scelta. Piste che possono essere fatte proprio dalle diocesi, dalle parrocchie, dalle comunità, dalle associazioni. E allora un invito davvero a prendere sul serio queste indicazioni, perché costruire un mondo ecologicamente sostenibile non è solo una cosa giusta da fare, ma è anche un modo concreto per vivere da custodi quella terra che Dio ci ha donato come casa. Sul sito delle settimane sociali, tutte le indicazioni che ci saranno date in questi giorni per camminare insieme in questa nuova logica. Ad esempio, ecco, creare comunità energetiche. Quindi comunità, parrocchie che diventino indipendenti dal punto di vista energetico, quindi riducendo il consumo e aumentando la possibilità anche di far crescere il benessere delle comunità, perché sappiamo che produrre energia elettrica ad esempio in maniera indipendente, poi quel surplus lo puoi rivendere alla rete nazionale e diventa anche un modo per risparmiare o guadagnare anche dei soldi. Poi mettere insieme, no, le persone che si organizzano, si crea comunità, quindi non è solo una scelta energetica ma diventa una scelta di stile. Un'altra opzione è quella di votare con i soldi, come si dice, cioè investire poche risorse che si hanno, però in maniera etica, e allora scegliendo quelle banche, quelle opzioni che sfruttano aziende o proposte che non usano le energie fossili e che sono rispettose dell'ambiente. Anche questo è un modo concreto, realizzabile, per votare con il portafoglio, cioè chiedere che chi ha responsabilità economica e politica scelga quella strada e non la semplice speculazione finanziaria.